L'ULS3 dichiara guerra al fumo anche negli spazi aperti, con un manifesto in 10 punti sottoscritto da decine di primari, specialisti, operatori sanitari, uniti nel dire che non deve più esserci spazio dove fumare, dimenticando le regole del buon senso e della prevenzione. In questa fase della nostra vita, della nostra storia, abbiamo imparato cosa significa fare prevenzione e cosa serve anche la sanità pubblica. Ma la sanità pubblica esiste anche prima del Covid. Se tutti noi oggi sappiamo che di fumo si muore, è perché qualche professionista, qualche medico della prevenzione fin da tanto tempo si è interessato a questa cosa, ha fatto capire alla gente che smettendo di fumare si vive di più e meglio, e questo ha portato anche a una presa di coscienza generale che oggi si concretizza anche con zone all'esterno, in aree pubbliche dove il fumo viene inibito, e questo per noi è un grande ed importante successo. In 10 punti segnala quali sono i punti critici ancora che riguardano il tabacco. Una gran parte delle malattie dipendono dal fumare, sia malattie tumorali che anche malattie cardiocircolatorie. È un problema anche ambientale, e ancora più del 20% dei nostri concittadini fumano. Quindi è in calo rispetto ai decenni precedenti, ma ancora una quota importante di persone fuma. Forse non sa o non riesce, perché è una dipendenza, a smettere di fumare, e noi ci impegniamo per aiutare tutti nell'interesse della loro salute. Quindi niente fumo anche negli spazi aperti. L'iniziativa è stata pensata in occasione della giornata mondiale contro il fumo, il 31 maggio, insieme ai sindaci del territorio che hanno pensato a molti spazi smoke free. È importante che creiamo degli spazi che siano liberi dal fumo e che possano dare libertà di movimento a persone, bambini, a chiunque lo voglia. Lo scopo è proprio questo, cioè lo scopo è primo non obbligare chi non fuma a respirare il fumo passivo, e poi in seconda battuta quello di essere da deterrente a chi fuma. Questa mobilitazione contro il fumo viene consegnata idealmente nelle mani delle giovani generazioni. Per questo il manifesto è stato consegnato a una prima media dell'Istituto Comprensivo Gramsci di Camponogara, che si è distinta per l'attenzione a questi temi vincendo un concorso come seconda classificata.